due giorni di Papa Francesco a New York iniziano nella cattedrale di St. Patrick, dove arriva dopo 8 chilometri tra la folla di Manhattan, con una jeep bianca trasformata in papamobile, e celebra i vespri con sacerdoti religiosi e religiose. Tra le volte neogotiche della cattedrale l'applauso scatta per tre volte quando il pontefice, quasi al termine della sua omelia, dice un grazie grandissimo alle religiose degli Stati Uniti, sorelle e madri di questo popolo. Cosa sarebbe questa chiesa senza di voi, aggiunge, donne forti e lottatrici, sempre in prima linea nell'annuncio del Vangelo. Vi voglio molto bene, aggiunge il Papa, che prima aveva lodato l'opera di tanti consacrati nell'educazione cattolica e poi aveva ricordato le sofferenze della vergogna sopportata a causa di tanti fratelli che hanno ferito e scandalizzato la Chiesa nei suoi figli più indifesi. La mattina dopo, Papa Francesco è il quarto pontefice a parlare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a 50 anni dallo storico primo discorso di Paolo VI. Il mondo reclama de todos los gobernantes. Il mondo chiede con forza a tutti i governanti una volontà effettiva, pratica, costante, fatta di passi concreti e di misure immediate per preservare e migliorare l'ambiente naturale e vincere quanto prima il fenomeno dell'esclusione sociale ed economica. Parlando ai rappresentanti dei 193 Stati membri riuniti nell'emiciclo, Francesco riconosce il grande ruolo dell'ONU, che festeggia i 70 anni della nascita, nel frenare ideologie nazionalistiche e l'uso incontrollato del potere tecnologico dell'umanità, ma ribadisce anche che è il tempo di trovare soluzioni urgenti ed efficaci contro l'esclusione economica e sociale e la distruzione dell'ambiente. In difesa degli esclusi, il pontefice chiede che sia garantito ad ogni famiglia, cellula primaria di qualsiasi sviluppo sociale, il minimo assoluto fatto di casa, lavoro e terra, unito alla libertà religiosa e il diritto all'educazione. Papa Francesco sottolinea poi l'importanza del ricorso al negoziato per evitare nuove guerre, di fermare la proliferazione delle armi, di combattere più efficacemente il narcotraffico e dice no ad interventi militari non coordinati tra i membri della comunità internazionale. E conclude citando Paolo VI e il suo appello alla coscienza morale dell'uomo per una casa comune basata sul rispetto della sacralità di ciascuna vita umana. Dal Palazzo di Vetro il Papa si sposta al Ground Zero Memorial, costruito nel luogo in cui sorgevano le torri gemelle distrutte l'11 settembre 2001 nell'attentato che ha causato 2.896 vittime. Si raccoglie in preghiera nella 9/11 Memorial Plaza, davanti ad una delle fontane realizzate sul perimetro delle torri, sul cui parapetto sono incisi i nomi di tutte le vittime. Sceso nella Foundation Hall, Papa Francesco, come San Giovanni Paolo II ad Assisi nel 1986, invita i rappresentanti delle grandi religioni mondiali a pregare, ciascuno nella sua maniera, ma insieme. Per questo scopo abbiamo bisogno di bandire i nostri sentimenti di odio, di vendetta, di rancore e sappiamo che ciò è possibile soltanto come un dono del cielo. Qui in questo luogo della memoria, ciascuno nella sua maniera ma insieme, vi propongo di fare un momento di silenzio e preghiera. Chiediamo al cielo il dono di impegnarci per la causa della pace. Pidamos al cielo el don de empeñarnos por la causa de la paz. Solo così, prosegue il Papa, saremo profeti di ricostruzione e riconciliazione, perché nelle differenze è possibile vivere in un mondo di pace, dicendo no ad ogni tentativo uniformante e sì ad una differenza accettata e riconciliata. Il pontefice descrive il memoriale di Ground Zero un luogo in cui piangiamo il dolore nel sentire l'impotenza di fronte all'ingiustizia, di fronte all'incapacità di risolvere le nostre differenze dialogando. Ma nel volto dei familiari e dei primi soccorritori caduti in servizio, incontrati prima di scendere nella Foundation Hall, il Papa racconta di aver visto accanto al dolore la potenza dell'amore e del ricordo, perché sono stati capaci di bontà eroica, dimostrare la potente solidarietà dell'aiuto reciproco, del sacrificio personale. Salvando la vita di tanti altri, questi soccorritori hanno trasformato questo luogo in luogo di vite salvate. Dopo l'ONU e Ground Zero, Papa Bergoglio tocca la polvere e la voglia di riscatto di Harlem, quartiere multietnico di New York che cerca di lasciarsi alle spalle il degrado.
Nella sua intensa giornata nella Grande Mela, Papa Francesco visita la scuola cattolica Nostra Signora Regina degli Angeli, dove il 70% degli studenti proviene da famiglie a basso reddito di immigrati. Gira per i banchi, si informa sulle ultime ricerche scolastiche e poi si sposta nella palestra, dove lo attendono studenti, famiglie e volontari delle Catholic Charities, le opere diocesane di carità dell'arcidiocesi. Vogliamo continuare a sognare con voi, dice il pontefice ai bambini, e festeggiamo tutte le opportunità che permettono di non perdere la speranza in un mondo migliore. Ho saputo che uno dei sogni dei vostri genitori, dei vostri educatori, aggiunge, è che voi possiate crescere con gioia. In questa scuola, diventata una grande famiglia per tutti, trovate l'appoggio per continuare a sognare. Dove ci sono i sogni, dove c'è gioia, lì c'è sempre Gesù, conclude il Papa, perché Gesù è gioia e vuole aiutarci perché questa gioia duri tutti i giorni. Poi percorre tra l'entusiasmo dei newyorkesi i 9 chilometri da Harlem a Manhattan per celebrare l'Eucaristia e salutare la città in un luogo di ritrovo per eccellenza, il Madison Square Garden, uno stadio coperto da 20.000 posti, teatro di sfide di basket, pugilato, concerti e convention politiche. Papa Francesco ricorda, commentando la lettura dal libro di Isaia, che Cristo è la grande luce che libera dalle tenebre, anche da quelle artificiali dello smog cittadino. In una città come New York, spiega, si nascondono tanti volti che sembrano non avere diritto di cittadinanza, stranieri, senza tetto, anziani soli. Saber che Gesù sigue camminando in nostre case. Sapere che Gesù continua a percorrere le vostre strade, mescolandosi vitalmente al suo popolo, coinvolgendosi e coinvolgendo le persone in un'unica storia di salvezza, ci riempie di speranza. Una speranza che ci libera da quella forza che ci spinge ad isolarci, a ignorare la vita degli altri, la vita della nostra città. Questa forza che nos empuja a aislarnos, a desentendernos de la vita de los demás. Della vita di nostra città. Gesù ci spinge ad andare incontro agli altri, prosegue il Papa, dove realmente solo e non dove ci piacerebbe fossero. Ci libera dall'anonimato di una vita vuota, conclude Papa Francesco, e ci introduce alla cultura dell'incontro. Ci libera dalla guerra della competizione per aprirci al cammino della pace.